Berlusconi definisce storica l'intesa per la Fiat, il premier poi ripete o si allarga la maggioranza o si vota. I leader UDC Casini accordi solo in Parlamento. Natale con il maltempo in tutta Italia, rischio alluvione a Vicenza, eccezionale acqua alta a Venezia, frana vicino a Savona, un miglioramento previsto solo da lunedì. La neve paralizza di nuovo il traffico aereo a Parigi, vigilia di Natale da incubo per 2000 passeggeri bloccati all'aeroporto de Gaulle, fra loro molti italiani. Il 2010 non è stato un anno negativo. Nella tempesta della crisi internazionale l'Italia è uscita meglio di altri paesi. Silvio Berlusconi vede il bicchiere mezzo pieno e intervenendo telefonicamente al programma Mattino 5 ribadisce: il governo ha fatto tanto e bene ed andremo avanti fino al termine della legislatura. Il risultato certamente più importante è stato quello della tenuta in ordine dei conti pubblici, che ci è stato riconosciuto da tutti gli organismi internazionali di controllo e dalle agenzie di rating. Sono straordinari i successi che abbiamo ottenuto con la lotta alla criminalità organizzata. È importante il fatto che non abbiamo mai messo le mani nelle tasche degli italiani aumentando le tasse. Il premier torna poi sui temi affrontati nella conferenza stampa di ieri, esaltando la riforma dell'università che manda definitivamente in archivio il 68. Quindi la giustizia, troppe le sentenze politicizzate, e sul fronte della maggioranza per il premier è impossibile l'accordo con Fini, mentre con Casini la porta resta aperta. Il mio successore per Berlusconi è già in questo esecutivo e comunque è nel PDL. Gli italiani hanno apprezzato e apprezzano il nostro modo di governare, il nostro governo del fare e non delle chiacchiere, e ci hanno rinnovato la fiducia che è tuttora altissima. Io stesso registro un consenso del 56,4% che ha del miracoloso se si pensa soprattutto a ciò che i giornali di sinistra e le televisioni di Stato dicono contro di me ogni giorno. Il presidente del Consiglio ha infine commentato positivamente l'accordo tra sindacati e Fiat. L'intesa raggiunta è qualcosa che conforta, è assolutamente innovativa. Mi sembra un investimento utile e importante per il paese, osserva, perché rimette in produzione uno stabilimento simbolo della Fiat. Quindi lo giudico un accordo storico e positivo. Mirafiori come Pomigliano. Arriva l'accordo sulla fabbrica torinese ed è ancora un accordo separato senza la FIOM. Solo che stavolta le cose sono un po' più complicate perché per la prima volta dal 45 le tute blu della CGIL non saranno presenti in fabbrica. Infatti un primo dirompente effetto dell'accordo siglato ieri a Torino sarà che chi non ha firmato l'intesa non avrà diritto alla rappresentanza sindacale. Ora la palla passa ai lavoratori che dovranno dire la loro con un referendum che si dovrebbe tenere a gennaio. Una firma della vergogna che limita la libertà di associazione, dice la FIOM. In questo modo chi dissente non esiste, afferma il segretario Maurizio Landini. È un gran bel momento, soprattutto per i lavoratori e per il futuro dello stabilimento, ha dichiarato invece l'amministratore delegato Sergio Marchionne. Gli investimenti partiranno in tempi brevi. Soddisfatti i ministri Sacconi e Romani e ovviamente i sindacati che hanno siglato l'intesa, che prevede un investimento da 1 miliardo entro il 2012. Nascerà una nuova società, Fiat Chrysler, fuori da Confindustria, fuori dal contratto nazionale, fuori dai patti sulle rappresentanze sindacali. Adesso dipenderà dai lavoratori, dovranno decidere loro del loro futuro. Noi l'accordo possibile l'abbiamo portato, pensiamo di aver fatto il massimo. Questo è un accordo peggiore di quello di Pomigliano. Come a Pomigliano si peggiorano le condizioni dei lavoratori, però i lavoratori di Mirafiori non avranno più il contratto nazionale e non potranno più decidere liberamente chi li deve rappresentare dal punto di vista sindacale. Vigilia di Natale sotto l'acqua, piove da nord a sud e domani è previsto un ulteriore peggioramento. I temporali delle ultime ore continuano a far innalzare il livello dei fiumi e corsi d'acqua. I vigili del fuoco hanno portato in salvo una coppia che ha rischiato l'annegamento vicino a Pordenone, in Friuli. I due stavano attraversando un guado. Per salvarsi, sono saliti sul tetto dell'autovettura e hanno lanciato l'allarme. È emergenza in Veneto. Dopo l'alluvione del 1° novembre è tornata la paura. A Vicenza molte famiglie hanno lasciato la loro abitazione. Le vie più a rischio sono deserte, le automobili sono state portate in zone più sicure, mentre la protezione civile sta per inviare i mezzi dotati di pompe. Allarme anche a Caldogno, uno dei paesi del Vicentino maggiormente danneggiati dal maltempo dello scorso novembre. A Venezia per l'alta marea il livello dell'acqua ha raggiunto i 144 centimetri. Nelle strade sono tornate le passerelle.
rimane alto il pericolo di frane in Liguria, un'altra regione sotto la pioggia da almeno 48 ore. Seconda notte vissuta da isolati per i 600 abitanti di Tellaro, nello Spezzino, rimasti bloccati nel borgo a causa di uno smottamento che ha bloccato l'unica via di accesso al paese. Collegamenti interrotti tra la Sicilia e le isole Eolie per il vento di Scirocco. Problemi anche tra Napoli, Ischia e Procida. Natale in aeroporto, va in scena a Parigi, Bruxelles, Londra, Berlino, Francoforte e rischia di avere come protagonisti involontari migliaia di passeggeri bloccati dal maltempo. Parigi, Charles de Gaulle, scalo intercontinentale e sotto la neve i voli cancellati fino a questo momento sono 400. Manca il liquido antigelo per gli aerei e almeno 2000 persone hanno passato la notte vagando da un terminal all'altro nella speranza, vana, di imbarcarsi. Il ministro dei trasporti francese ha già fatto sapere che i disagi si protrarranno anche stanotte e domani. Ci hanno annullato il volo e che quindi abbiamo dovuto passare tutta la notte qua, siamo dovuti stare qua, ci hanno portato la coperta, però niente di che, per di più nessuno parlava la nostra lingua, quindi noi non parlavamo francese, quindi siamo dovuti rimanere qua tutta la notte e adesso stanno riannullando tutti i voli, quindi speriamo che di riuscire a tornare a casa prima di Natale. Stesse immagini in Belgio, l'aeroporto Charleroi è imbiancato, questa donna è quasi in lacrime perché sa che non riuscirà a raggiungere i suoi cari. Alleluia! Un'altra invece grida alleluia quando chiamano il suo volo per l'imbarco. A Londra Heathrow, dopo giorni di caos, il maltempo ha concesso una tregua, gli aerei decollano, ma le previsioni meteo per le prossime ore sono negative. Difficoltà anche per la circolazione stradale e per i treni. Il ghiaccio ha fermato molti convogli nelle stazioni tedesche e provocato incidenti gravi sulle autostrade. A Berlino, secondo l'Istituto di Meteorologia tedesca, non si vedeva tanta neve dal 1908. In Belgio la circolazione è nel caos. A metà mattinata gli ingorghi sulla rete stradale dovuti al maltempo avevano raggiunto un totale di 500 chilometri, tutti in coda sotto la neve nella speranza di raggiungere la meta prima di mezzanotte, prima di Babbo Natale. È pericoloso, non è troppo rischioso, non si può fare, non si può fare, perché il marito non sa cucinare. Non la conosco questa sceneggiatura. Da sempre Natale è sinonimo di tradizioni e abitudini familiari, eppure un recente sondaggio ha evidenziato che quasi la metà degli italiani, ovvero il 46%, denuncia durante le festività natalizie un'inversione di ruoli tra mogli e mariti. Per me non è vero. Che faccio tutto io. I nostri ruoli teniamoci, noi donne, voi vostri, noi nostri. Il 33% degli uomini dedica più tempo alle relazioni con i parenti rispetto al 31% delle donne. Sempre in questo periodo di fine anno sono soprattutto i papà, 13%, a trascorrere più tempo con i figli rispetto al 10% delle mamme. Le donne hanno sempre meno a che fare con i fornelli. Un quarto di loro si dichiara addirittura di farlo soltanto a Natale, mentre a sorpresa il 15% delle signore si occupa degli addobbi, anche elettrici, rispetto al 12% dei signori. È una cosa prettamente femminile e quindi ci penso con mia figlia a fare l'albero. È altresì vero che proprio a Natale sono i figli, 74%, a coccolarsi e ad aiutare di più i genitori. Coccolarsi più i genitori per tentare di ottenere regali più grossi, più ricchi. Fatelo, fatelo, funziona. Famosa anatra all'arancia. Con un tocco più, con ribes. Il piatto forte delle feste è il gusto e la fantasia. Poi sfizioso abbiamo preparato, sono dei semi freddi con patè di prosciutto e patè di tonno e patè di salmone. Alla vigilia di Natale le gastronomie, specie quelle che hanno fatto la storia, sono in fermento. Capone ripieno. Una delle prelibatezze di quest'anno. Sì, esatto. Cominciare dagli scampi in salsa, scampi naturale. Ho comprato qualcosa che non compro mai durante l'anno, il tartufo. Faraona ripiena, capponi arrostiti, ce n'è per tutti i gusti e tutti i palati e per chi non vuole badare a spese, addirittura il fegato d'oca tartufato, 400 euro al chilo. Menù alla mano e caccia alla prelibatezza più raffinata. Zola dolce, sì, gorgonzola dolce. E scenografica. Ronchetto al cioccolato, musguanaia 70%. Cibi spesso proibiti. Fatte classico di carne con i pezzetti di foie gras. Non manca mai l'aragosta, ovviamente guarnita in maionese. Ma a Natale tutto è concesso, anche esprimere desideri sulla tavola dei sogni. Io adoro le ostriche, spero che qualcuno me le prenderà.
Nel regno incantato di Jean-Pierre Jeunet, il creatore del fantastico mondo di Amélie, c'è un po' di tutto, le comiche e i cartoni animati, Buster Keaton e Jacques Tati. La ricetta si ritrova anche nel suo ultimo film, L'esplosivo piano di Basile. E soprattutto tutte le referenze. Avevo voglia di metterci dentro tutto quello che mi piace, tutti i miei riferimenti, ma soprattutto quello più importante, il mio maestro Sergio Leone. C'era una volta l'West, è il film che mi ha cambiato la vita. Quando l'ho visto a 17 anni, non ho parlato per 3 giorni. In una Parigi moderna e insieme fuori dal tempo, Jeunet racconta la storia di Basile, che con la sua famiglia acquisita di rigattieri, artistoidi e stravaganti, combatte contro 2 cattivissimi mercanti d'armi, responsabili della morte del padre e della pallottola che gli si è conficcata nel cervello. Fantasia, atmosfere surreali, grande attenzione ai dettagli. Sono stato un bambino molto solo, ma non mi sono mai annoiato, ho sempre avuto una grande immaginazione. Orson Welles diceva che il cinema è come un trenino elettrico. Ecco, per me il cinema continua a essere soprattutto un gioco. I'd always love Motown. That was my life. That was how I grew up. Phil Collins voleva tanto ritornare a registrare classici soul, ma non poteva farlo quando la sua carriera era all'apice dal punto di vista delle vendite. Ha colto l'occasione con Going Back, una raccolta di cover di artisti come Stevie Wonder, Martha Reeves, Temptation e Carole King. Per me questo è stato un album atteso. Ho aspettato di farlo durante tutta la mia vita professionale. Non ho mai pensato, per qualche strana ragione, che mi sarei permesso di farlo. Non sempre ti senti di controllare la tua carriera, il tuo destino. Ho parlato di questa idea per 20 anni e all'improvviso è arrivato il momento giusto. L'album è un tributo d'amore verso brani come Papa Was a Rolling Stone e Jimmy Mac. Non scalerà le classifiche, ma Phil Collins, arrivato alle soglie dei 60, può permettersi un successo non commerciale. La gente vuole tornare indietro e sentire la musica di una volta. È come andare a riprendere il materiale dei Beatles, non c'è niente di simile, e così la gente torna a riascoltarli. Con il Motown è lo stesso, non c'è nulla di simile. Going Back è appena uscito, per molti sarà un tuffo nel passato, per altri una scoperta.